il punteggio qui al Pala Campagnola, poi il successo ieri su Umbertide in un'altra partita molto tirata con la formazione di Lollo Serventi avanti per oltre metà partita prima di subire il ritorno di Schio nel quarto periodo. Sì, il cammino di Schio in questa final per arrivare a questa Final Four che era già assegnata, lo ricordiamo, qui al Pala Campagnola dalla passata edizione, quindi si sapeva già che si sarebbe giocata a Schio, in realtà è stato più difficoltoso di quello che si poteva pensare, invece tutto un po' più facile per Taranto, Taranto che tra l'altro in stagione, in questa stagione ha i due precedenti proprio contro le Venete a favore, e vedremo, però ovviamente questa è una finale, una partita secca, l'hanno detto anche i due allenatori prima dell'inizio, quindi nella vigilia di ieri dopo le semifinali e nella mattinata, ovviamente gli equilibri nelle partite secche possono cambiare, conteranno certamente le sfide tecnico-tattiche e ne vedremo tantissime sotto tutti i punti di vista, da quella sotto canestro tra Ford e Vaughn a quella in regia tra Cohen e Sottana e tutte le altre, ma conteranno ovviamente le motivazioni, conteranno anche quelle piccole sensazioni che possono far girare la gara da una parte o dall'altra. Hai parlato di Leron Cohen ed eccola inquadrata la giocatrice di Schio, questo invece è il coach della Famila, Maurizio Lasi, alla sua prima esperienza sulla panchina di una squadra femminile, lui che lo scorso anno era invece a Imola in Lega 2, Lasi che è in corsa per conquistare tutti e tre gli obiettivi visto che la Famila è in finale di questa Coppa Italia e alla Final 8 di Eurolega, un ritorno per una squadra italiana a 8 anni, a 10 anni di distanza dall'ultima apparizione di una formazione italiana ad un atto conclusivo della massima competizione continentale per club, c'era riuscita Parma nel 2002. E poi ovviamente c'è il campionato, un campionato che vede Taranto nettamente davanti con 4 punti di vantaggio su Schio. Per quanto riguarda invece l'albo d'oro della competizione, una competizione giunta alla 27esima edizione, gli ultimi 10 anni vedono una netta superiorità di Schio che ha vinto nel 2004 e nel 2005, è riuscita a fare bis con 2010 e 2011 i successi conquistati lo scorso anno a Perugia e nel 2010 invece al Taliercio di Venezia, nel 2003 la vittoria di Taranto di cui abbiamo parlato in precedenza, il successo di Parma nel 2002 e poi via via tutte le altre squadre che hanno scritto un successo nell'albo d'oro negli ultimi 10 anni. Andiamo a vedere subito con l'aiuto della grafica i quintetti scelti da una parte da Maurizio Lasi, dall'altra invece da Roberto Ricchini. Per quanto riguarda Schio, in campo con Cohen, McCarville, Masciadri, Nadalin, Macchi, dall'altra parte invece Maone, Bon, Sottana, Ballardini e Godin. Gli arbitri dell'incontro sono Barbara Larocca di Roma e Marco Rudellat di Nuoro. La regia è affidata a Beatrice Santarelli. Sì Maurizio, tu hai appena parlato dei quintetti, ovviamente è una finale questa, si va sul sicuro, i quintetti ovviamente più affidabili, più solidi, più anche collaudati per entrambi gli allenatori, qui lo vediamo inquadrato adesso Roberto Ricchini che affida la regia a Giorgia Sottana, Giorgia Sottana tra l'altro miglior tiratrice dall'arco dei 6,75 metri del campionato con una percentuale che supera il 47%, e però proprio in quella particolare voce statistica è mancata ieri dove ha fatto 0 su 6, e Simona Ballardini adesso inquadrata, l'altra italiana dello starting 5 di Taranto, lei invece è la miglior realizzatrice nella percentuale da 2 del campionato, quindi Taranto esprime le due giocatrici più precise al tiro del campionato, ovviamente grande merito loro, del loro talento, anche grande espressione della forza del collettivo che permette di andare a scegliere la selezione di tiri più corretta e più efficace. Tutto pronto per l'inizio dell'ennesima super sfida Schio-Taranto, abbiamo parlato delle ultime due finali scudette, entrambe chiuse a gara 5, il primo possesso è di Schio con la palla nell'angolo gestita da Liron Cohen, si attende anche una risposta da parte di Chicca Macchi che quest'anno contro Taranto non è mai andata in doppia cifra, lo scarico proprio di Macchi su Nadalin, tiro difficile, Vaughn soltanto per un attimo, poi si lotta nel pitturato, il pallone è recuperato da Schio con Macchi che deve forzare la conclusione perché stavano scadendo i 24 secondi a disposizione della Famila. Il tiro di Nadalin non aveva preso il ferro, quindi non si era riazzerato il cronometro dei 24.
Mahoney. Dopo il blocco di Vaughn, il piazzato di Godin, un tiro che di solito la francese riesce a concretizzare. Dall'altra parte gli arbitri stanno fischiando pochissimo in questo inizio di partita. Voleva il fallo Raffaella Masciadri, da quest'anno capitano di Schio. Mahoney, doppio ferro per la giocatrice americana, ritmo altissimo con Cohen che prova a spingere l'assist di Liron Cohen. I primi due punti della partita che portano la firma di Janelle McCarville. Sì, inizio ad alta velocità per tutte e due le squadre. Qui ottima la giocata di Cohen, buona la lettura, brava McCarville a tagliare sulla linea centrale del campo. La risposta immediata affidata a Kia Vaughn, miglior realizzatrice della semifinale con sesto, autrice di 17 punti. Sempre Kia Vaughn a rimbalzo, l'apertura immediata per Sottana. Il fallo su Giorgia Sottana da parte di Liron Cohen. Alice Pedrazzi giustamente ha ricordato quel 47% in stagione di Sottana, che addirittura con Schio è al 100%, 4 triple su 4 tentative realizzate da Giorgia Sottana contro la formazione allenata da Maurizio Lasi. E qui dal replay abbiamo visto proprio il fallo di Cohen su Sottana, l'avevamo detto all'inizio, prima della partita. Una delle sfide cruciali sarà proprio quella in regia, ovviamente, tra Sottana, eccola qui inquadrata, e l'avversaria diretta, ovvero Liron Cohen. Grande talento, grande anche capacità e propensione realizzativa per tutte e due le giocatrici, e ovviamente la capacità che è richiesta loro in qualità di registe di capire quando è il momento di far giocare la squadra con oltretutto compagne dal così alto valore tecnico, e quando è il momento invece di sbrogliare un po' la situazione prendendo delle soluzioni personali. E tra l'altro proprio Cohen sta vivendo il suo momento migliore della stagione. Qualche settimana fa contro Luca ha messo a referto il suo record di punti nel campionato italiano con 27. Qui intanto non è fortunata Sottana nella penetrazione, l'apertura immediata di Cohen per Macchi contro Ballardini, duello tra due delle giocatrici italiane più talentuose. Arriva l'aiuto di Mahoney, c'è il fallo però fischiato alla giocatrice americana. Fallo probabilmente fischiato Ballardini. Prima a Ballardini, prima dell'aiuto di Mahoney. Sì, per quel braccio che si è abbassato. Abbiamo visto, l'arbitro aveva valutato correttamente, e anche a mio modo di vedere era così, la difesa con l'uso del corpo di Ballardini. Poi si è fatta un po' ingolosire, diciamo così, Simona, nel cercare di rubare quella palla, è andata ad abbassare il braccio destro in un movimento non corretto che ha mandato in lunetta Chittamacchi. Abbiamo ricordato all'inizio della nostra telecronaca i due precedenti vinti da Taranto in questa stagione. A gennaio si è giocato sempre qui al Palacampagnola, ci fu un netto successo da parte delle ragazze di Roberto Recchini, 65-52, in una partita che ha avuto storia soltanto nel primo quarto, poi fu un monologo di Taranto. Si lotta davvero su ogni pallone, ma non può essere altrimenti, è il primo trofeo ufficiale del 2012 ed era quasi normale, quasi logico che se lo giocassero Schio e Taranto. La palla in post basso per Nadalin, che vuole sfruttare il mismatch con Simona Ballardini. Questa volta è perfetta la difesa di Ballardini, che va a subire il fallo di Nadalin. Qui lo rivediamo, la buona applicazione difensiva di Ballardini, che non ha avuto timore di comunque resistere, opporre resistenza nonostante il mismatch, la differenza di centimetri, di chili e di ruolo. Ovviamente lì Nadalin è più abituata a giocare palle a canestro rispetto a quanto Ballardini si è abituata a difendere su quelle situazioni. Però fallo in attacco fischiato a Nadalin, fallo in attacco nell'azione successiva invece fischiato a Kia Vaughn. Ecco qui il gioco in pick and roll con Vaughn, che era andata a chiedere palla vicino al ferro, prima però di ricevere è arrivato il fallo fischiato alla giocatrice americana MVP dell'All-Star Game che si è giocato a Parma circa un mese fa. Cohen, lo slalom della giocatrice israeliana che vuole andare fino in fondo, poi arriva il secondo rimbalzo di questa partita da parte di Vaughn. Si chiude bene Taranto in difesa anche su questa penetrazione di Cohen. In due compagne più riprese hanno aiutato Sottana nell'azione di contenimento e quindi hanno indotto all'errore l'avversaria.
Questa volta invece punito l'intervento, il tentativo di anticipo di Raffaella Masciadri su Chiavon. 3 minuti sono passati dall'inizio della partita, tiro dall'angolo sbagliato da Megan Mahone, che sta tirando in questa stagione con poco più del 24% da 3, quindi qualche problema per una delle migliori realizzatrici del Cras Taranto in questa stagione. Ancora Mahone, la finta di tiro, altro tentativo da parte dell'americana, questa volta va a bersaglio. Mahone, che di solito quando vede l'arancio di Schio si esalta, è stata MVP alle finali del 2010 ed è stata anche la miglior realizzatrice nell'incontro di campionato di gennaio. Sì, Mahone quando vede più che altro profilarsi un trofeo all'orizzonte inizia a diventare veramente la giocatrice indispensabile, quella che non sbaglia nei momenti e nelle partite decisive. Lob imprendibile per Nadalin. Il tentativo di passaggio era stato effettuato da McCarville, l'abbiamo vista inquadrata la giocatrice americana, una delle più importanti giocatrici di Schio nel passaggio dagli ottavi di finale alla Final Eight di Istanbul, una delle migliori insieme a Machi nel match vinto contro Salamanca. Ballardini cerca l'uno contro uno su Nadalin, questa volta è Nadalin a concretizzare un'ottima difesa su Simona Ballardini, che poi va a commettere infrazione di passe. Di qui troppo insistita l'azione di Taranto nel anche rimestare la palla continuamente palleggiando, forse bisognava usare un pochino di più i passaggi per aprire il gioco. Molto solida la difesa di Schio. Intanto è entrata in campo Maurizio, la miglior rimbalzista del nostro campionato, ovvero Cheryl Ford. Migliore rimbalzista del nostro campionato e non solo, probabilmente la miglior rimbalzista d'Europa. 16 di media, i palloni recuperati vicino al ferro da parte di Cheryl Ford, che qui riceve un pallone straordinario regalatole da Janelle McCarville. La risposta però di Taranto è immediata e si riporta davanti la formazione di Ricchini 6-5. Qui ha cercato di velocizzare l'azione offensiva Schio, poi arriva il recupero di Ballardini e qui grande anticipo di Vaughn su Ford. Ovviamente adesso gli equilibri nel cuore dell'area cambiano e Vaughn dovrà sfruttare maggiormente la sua reattività rispetto chiaramente all'imponenza, alla fisicità di Ford, che con appunto il suo fisico, la sua prestanza si fa largo nel cuore dell'area. Una bella sfida chiaramente, vediamo, avevamo ricordato prima che Taranto le due giocatrici più precise del campionato da 2 e da 3, ovvero Ballardini e Sottana, ed eccola qua al tiro proprio Giorgia Sottana. Dall'altra parte Schio esprime la forza fisica maggiore direi del nostro campionato, ovvero Cheryl Ford. Sbaglia il tentativo dall'arco Sottana, prova a correre Schio, la palla va a finire in post basso con un altro pallone magico regalato da Janelle McCarville. Un altro assist, davvero una visuale periferica perfetta da parte della giocatrice americana, questa volta a concretizzare Liron Cohen. Qui un ottimo uso dello spazio del campo per questo attacco di Schio, grande la visione di McCarville. Adesso però inizia ad alzarsi il livello anche tecnico delle giocate oltre che al ritmo dei canestri. Partita splendida fino a questo momento, Ford va dentro, si procura 2 tiri liberi, eccola inquadrata Cheryl Ford. Prima di questa Final Four non giocava in campo italiano dal 29 gennaio, un infortunio al ginocchio che ha costretto la giocatrice americana a stringere i denti negli ottavi di finale di Eurolega contro Salamanca. Una Ford che sicuramente non è al 100%, ma è pur sempre, come abbiamo ricordato, una delle migliori lunghe d'Europa. Certamente, come abbiamo detto al suo ingresso in campo, gli equilibri, gli schieramenti con lei sul parquet variano. Schio deve essere brava a sfruttarla, ma d'altronde ha giocatrici esperte che devono necessariamente essere in grado di farlo, a sfruttarla nel cuore dell'area. Lei poi tante palle se le va anche a prendere da sola a rimbalzo e ovviamente cambiano le scelte difensive a livello tattico di Taranto. Ancora Mahone protagonista di questa giocata offensiva, si butta dentro la giocatrice del South Dakota. Ecco qui la penetrazione di Mahone, su di lei il fallo di McCarville. Nessuna giocatrice ancora con
già con due falli in questo inizio di partita. Intanto Mahone va a realizzare il suo terzo punto dell'incontro. Uno su due per Megan Mahone, il rimbalzo e l'apertura immediata di Ford per Liron Cohen. Macchi, palla dentro per McCarville, questa volta dopo aver servito tanti assist Janelle McCarville. Attenzione perché c'era a terra però Giorgia Sottana, che ha preso credo un colpo sul viso, vediamo, sembra che si tenga appunto le mani sul viso. Adesso qui Ricchini che chiedeva almeno agli arbitri di fermare il gioco proprio perché c'era Giorgia Sottana a terra prima di quella conclusione vincente di Schio. Eccola inquadrata Giorgia Sottana, vediamo se riuscirà a riprendere il gioco durante la partita. Per il momento però ovviamente è costretta ad uscire al suo posto Angela Gianolla, quindi Sottana a terra prima dell'assist di Chiccamacchi. Quindi lì ovviamente è mancata, ecco qui rivediamo probabilmente il momento del colpo sul blocco, eccolo qua, sul blocco di McCarville. Da questa angolazione non riusciamo a vedere se McCarville ha alzato. No, non si vede, il contatto è stato sul blocco, diciamo che però da questa immagine si capisce che è stato un impatto molto duro per lei, sì. L'uno contro uno di Ballardini su Masciadri, seconda infrazione di passi di Simona Ballardini, che prima l'aveva commesso sulla difesa di Nadalin, questa volta invece sulla difesa di Raffaella Masciadri. Ecco il giro in palleggio di Simona Ballardini, che corretta, sì, è corretta la decisione, va a commettere l'infrazione di passi. Ballardini deve stare attenta adesso, ovviamente è arrivato il cambio per lei, probabilmente Ricchini vuole farla rifiatare e ragionare contro le difese così fisiche, così aggressive, deve stare attenta a giocare bene negli spazi, a sfruttare la sua rapidità. Macchi da oltre 7 metri, poi Mahone a rimbalzo ad anticipare una certa Ford. Dunque strepitoso il gesto tecnico e atletico di Megan Mahone, che è riuscita a prendere il tempo a Cheryl Ford. 11-9 il punteggio a favore della Famila con 3 minuti e 27 secondi da giocare. Famila che ha già esaurito il bonus di falli di squadra a propria disposizione, dunque Mahone sulla lunetta per due tiri liberi. È tutto l'agonismo di Megan Mahone, la concentrazione e la determinazione di questa giocatrice, che ha i tratti ovviamente della leader, l'abbiamo ricordato più volte, anche se adesso è andata a sbagliare il primo tiro libero a disposizione, però dicevamo tutta la determinazione nell'andare a strappare quel rimbalzo alla regina dei cieli del basket femminile, che è Ford. Sale a ricevere Macchi, palla dentro per Ford contro Kia Von. Splendido il duello tra Von e Ford, questa volta alla meglio la giocatrice di Schio. Si va dall'altra parte del campo con la ricezione di Gianolla, che va a sfruttare il blocco di Von. Palla fuori per Elodie Godin, il piazzato della giocatrice francese che riporta Taranto a meno uno. E due azioni che dimostrano le qualità delle due squadre, anche le differenze. Ford di potenza nel cuore dell'area con un giro e tiro, dall'altra parte invece la mano dolce di Godin a punire dalla media distanza. Tiro morbidissimo anche da parte di Janelle McCarville sulla difesa di Godin, che è cresciuta moltissimo da un punto di vista realizzativo nelle ultime stagioni, ma rimane una giocatrice dallo spiccato senso difensivo, giocatrice che davvero è in grado di annullare le attaccanti, ma appunto come stavamo dicendo è cresciuta tantissimo anche a livello offensivo. Quarto punto consecutivo realizzato dalla giocatrice francese. Scelte intelligenti dal punto di vista tattico per Godin, che non va a sfidare le fisicità forti di Schio nel cuore dell'area, ma si prende i suoi tiri con sicurezza. Rispetto però alla partita di gennaio, Schio ha una Cohen in più, abbiamo detto, giocatrice israeliana, tutto genio e sregolatezza, che è cresciuta moltissimo in questa fase della stagione. Lei a firmare il controsorpasso di Schio, un Roberto Ricchini particolarmente agitato in questa fase della partita, l'abbiamo visto protestare in precedenza per la mancata interruzione del gioco dopo il contatto tra McCarville e Sottana, e anche ora è andata a richiamare
Godin. Diciamo che per Taranto la Coppa Italia è sempre stato dopo il 2003, dopo quel successo che poi ha aperto così la via dell'alta classifica per Taranto, che lo stesso anno ha vinto il suo primo scudetto contro la Comense a Casnate. Dicevamo che dopo quel successo per Taranto è sempre stata una competizione un po' stregata, quindi ci sarà anche tanta voglia di affermarsi. Ma che intanto continua ad avere problemi contro il Cras Taranto in questa stagione, soltanto un punto finora messo a referto, altra forzatura per la giocatrice di Schio dall'angolo, Angela Gianolla, che però va a calpestare l'arco dei 6,75, dunque soltanto due punti per il playmaker del Cras Taranto. Primi minuti in campo sia per Michelle Greco da una parte, sia per Chiara Consolini dall'altra. Intanto rientra sul parquet Jennifer Nadalin. Cerca di ricevere Ford, tutto chiuso, allora Schio che deve ricominciare da Cohen. Le finte ubriacanti di Cohen con Gianolla, che ha cercato di passare oltre il blocco di Ford. Qui però ha fischiato il fallo a Vaughn. Sì, qui è stato fischiato il fallo a Vaughn, un po' in ritardo, una frazione di secondo in ritardo. Ci ha pensato un po' su, forse un po' troppo su l'arbitro, in questo caso era Barbara La Rocca. Dall'azione abbiamo visto il contatto, ovviamente non si riesce a capire quanto sia stata reale la spinta di Vaughn e quanto Ford, dall'alto della sua esperienza, abbia accentuato con quel gesto delle braccia questa spinta. Di sicuro il contatto c'è stato, come il replay ci ha mostrato. Sbaglia dalla lunetta Cheryl Ford, intanto il fallo di Vaughn è il secondo per la giocatrice americana, dunque è stata richiamata in panchina da Ricchini. Intanto Ford, che aveva tirato male i tiri liberi anche in quella partita di campionato tra Schio e Taranto, sbaglia anche il secondo libero. E qui viene fischiato un fallo sul tagliafuori a Sara Giauro, che adesso manda quindi in lunetta in virtù del bonus esaurito anche da Taranto, manda in lunetta per due tiri liberi. Ricchini Nadalin, che questa volta se la prende moltissimo, abbiamo detto. Qui non so se abbiamo replay, perché dall'azione francamente non mi sembrava fallo, mi sembrava che Giauro avesse effettuato un tagliafuori regolare. Però insomma l'arbitro è sotto canestro, quindi ovviamente ha una visuale migliore della nostra. Un minuto 15 secondi al termine del primo periodo, 2 su 2 per Nadalin, che riporta Schio a meno 1. L'attacco del Cras gestito ora da Gianolla, che apre il gioco per Godin. Ancora Gianolla a ricevere il pallone, Michelle Greco, una regular season quasi da dimenticare per lei. Vediamo se il match con Schio fa risorgere il talento della giocatrice californiana. Qui intanto altri due punti di Mahone, che si conferma la giocatrice più temibile del Cras Taranto nelle partite contro Schio. Già 8 punti per Mahone, qui probabilmente c'era fallo su Ford, che va comunque a ricatturare il rimbalzo. 2 punti per la giocatrice di Schio. Bella potenza di Ford nel cuore dell'area, anche perché non si scompone mai, sbaglia ma resta lì presente, riprende il rimbalzo e corregge il proprio errore. Intanto altro contatto durissimo con Gianolla, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita, è andata qui fino in fondo con Giauro, che era riuscita a bloccare in qualche modo Cohen, poi in due a franare sulla piccola Gianolla, che non proprio due fuscelli, quindi anche un po' di coraggio per Gianolla. No, battuta a parte, è stata brava, una buona lettura, ha visto il varco, si è buttata dentro giustamente con coraggio per far fare una scelta alla difesa. Sono arrivate in due a farle fallo, ha guadagnato due tiri liberi, viceversa avrebbe potuto trovare uno scarico. Chiaramente bisogna provocare la difesa, adesso allunga la propria difesa Taranto. E la pressione ora su Macchi, che apre immediatamente il gioco per Consolini. 15 secondi a disposizione dell'attacco di Schio, che con una tripla può impattare.
l'incontro con Ford. Tanti problemi per la giocatrice americana che riesce a trovare Macchi, il pallone sporcato da Mahone, l'apertura immediata, ma si chiude qui il primo quarto con il Crash Taranto davanti 22-19, partita che sta rispettando tutti i pronostici della vigilia, partita di altissimo livello. Abbiamo visto una Macchi in panchina ovviamente poco soddisfatta, è vero che ha servito due assist, ma soltanto un punto per la giocatrice di Schio. Per quanto riguarda la famiglia, 8 i punti messi a referto da Cheryl Ford, dall'altra parte invece 8 i punti di Megan Mahone. Sì, tu parlavi ovviamente di attese rispettate, partita intensa sotto tutti i punti di vista, accorgimenti tecnico-tattici che variano, situazioni diverse. Abbiamo visto quanto sia differente lo stare in campo di Schio da quando c'è Cheryl Ford sul parquet, quindi il modo di giocare con maggiore profondità quando invece Cheryl Ford non è in panchina. Abbiamo visto Taranto adattare le proprie scelte difensive e il proprio ritmo difensivo chiaramente a questa situazione. Abbiamo visto l'intelligenza tattica di Taranto nelle scelte offensive con quei tiri di Godin dalla media distanza senza andare a sfidare giocatrici magari più forti di lei fisicamente, appunto come Ford ma anche come McCarville. Insomma, abbiamo visto le due squadre che da anni si contendono i titoli nel nostro campionato e vediamo anche grande equilibrio nelle statistiche, Maurizio, con Taranto che tira da 2 con 8 su 12 e Schio che fa 7 su 14 da 3 dall'arco dei 6,75. Nessuna squadra finora ha trovato la misura, 0 su 2 Taranto e 0 su 3 Schio. A proposito di questo dato, Alice, sia Schio sia Taranto ieri nelle due semifinali avevano tirato malissimo, 1 su 14 per entrambe. Sì, infatti le statistiche sembrano confermare questa altalena e questo equilibrio esagerato. Addirittura tu giustamente hai ricordato le statistiche identiche di ieri nel tiro da 3, identica è stata anche la valutazione complessiva di Taranto e Schio alla fine delle due semifinali, 90 per entrambe le squadre, quindi davvero questa storia infinita, come hai detto tu in apertura Maurizio, si rinnova e adesso si arricchisce di un'ulteriore pagina, perché ricordiamo che è la prima volta che le due squadre si affrontano in una finale di Coppa Italia. Rimane in panchina per quanto riguarda il Crash Taranto Chiavona, gravata di due falli anche per Masciadi, dunque due protagoniste certe di questa partita che per il momento devono rimanere a guardare le compagne in campo. Consolini, su di lei Greco, l'apertura per Macchi, cerca di trovare le mani di Nadalin, poi il rimbalzo conquistato da Ford. Ed ecco la capacità di questa giocatrice che, oltre ad essere dotata di un atletismo fuori dal comune, è anche dotata di una posizione e di un dinamismo straordinari. Con Ford che ha conquistato il terzo rimbalzo della sua partita, dall'altra parte del campo l'errore di Taranto che rimane sì davanti ma sopra di uno, ma intanto problemi per Ford e immediato il cambio richiesto da Maurizio Lasi con Janelle McCarville, sì, sul cubo del cambio. Zoppica vistosamente, deve aver preso una botta o un brutto appoggio e cerca di saltare Ford che non riesce proprio ad andare su. Probabilmente però Ford ha un problema al ginocchio destro, non quello sinistro, che è il ginocchio che le sta dando problemi, che l'ha costretta a saltare diverse partite nell'ultimo periodo. Sono d'accordo con te Maurizio, vediamo se l'appoggio brutto o il contatto è avvenuto qui, perché poi dopo questa azione difensiva, ecco qui la vediamo in quel momento accusare il dolore, come dici. Infatti, tu al ginocchio destro, giustamente è proprio quello il suo problema. Certo, questa è una brutta notizia per Schio, ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave per Cheryl Ford, perché abbiamo visto dall'azione precedente quanto sia importante per la squadra di Lasi, è andata a recuperarsi quel rimbalzo offensivo. Non solo in chiave Coppa Italia ma anche e soprattutto in prospettiva delle Final Eight di Eurolega, che ricordiamo si giocheranno dal 28 marzo al 1 aprile a Istanbul. Intanto la giocatrice che ha sostituito Cheryl Ford, Janelle McCarville, ha messo a referto il canestro del sorpasso di Schio, 23-22. Ora comanda il Crash Taranto, comanda Schio, è passato poco meno di un minuto e mezzo
dall'inizio di questo secondo quarto. Sì, Taranto non ha ancora trovato la via del canestro in questo secondo periodo di gioco. Ci vuole ovviamente parlare immediatamente su Roberto Ricchini, perché vuole trovare subito, presto, gli accorgimenti per recuperare nuovamente, riacquistare quella fluidità offensiva che aveva contraddistinto invece il primo quarto di gara per le sue ragazze. Ancora nessun canestro dunque in questo secondo periodo per il Cras Taranto, che aveva chiuso il primo quarto davanti 22-19. Ecco il mini parziale aperto da Schio in questa seconda frazione, 4-0. Schio che ora però deve valutare le condizioni di Ford, come il Cras Taranto deve valutare le condizioni di Giorgia Sottana, che è uscita nel corso del primo quarto per un contatto con McCarville, e ora vedremo come starà la giocatrice della nazionale, se potrà ritornare sul parquet. La finta di Gianolla, capisce tutto, però McCarville strepitosa anche in fase difensiva, prova a correre Schio con Cohen, immediata però la transizione difensiva del Cras. Nadalin cerca di ricevere questo pallone in post alto, 10 secondi a disposizione dell'attacco di Schio, il ribaltamento del fronte d'attacco, e Macchi, che aveva avuto tanti problemi nel corso del primo periodo, va a sbloccarsi dal campo solo da due, però il canestro realizzato dalla giocatrice numero 25 di Schio. E McCarville sta facendo un grandissimo lavoro nello smistare quei palloni, anche quel tiro di Macchi è nato da un suo ribaltamento, quindi preziosissima in queste fasi la numero 8 di Schio. Già 3 gli assist in questa partita di McCarville, c'è tempo e spazio per il tentativo dall'arco di Chiara Consolini, poi il rimbalzo di Taranto, che ancora non ha trovato i primi punti di questo secondo periodo e sono passati quasi 3 minuti. Ballardini va dentro, probabilmente c'era il fallo sulla giocatrice ex Umbertide e ex anche Schio, avendo giocato nella Famila quando era giovanissima. Palla dentro per Giauro, che non riesce a trovare le gambe per andare su, ma riesce a trovare comunque il fallo di Cohen probabilmente. Ecco qui Giauro. Sì, qui è stata buona l'intuizione di Gianolla, che sta cercando di servire belle palle contro la difesa che passa a zona di Schio, e anche qui buono il movimento, la collaborazione a due appunto con Giauro, che sembrava andare su, come si suol dire, non è un termine molto tecnico, ma un po' molle, e invece poi è riuscita proprio ad ingannare il tempo del recupero con questa forse sua inaspettata, quasi come fosse andata a rallenti, e si è guadagnata un buon fallo che sblocca adesso il punteggio per Taranto, ricordiamo a secco di punti dall'inizio di questo secondo periodo. 2-2 per Giauro, giocatrice al terzo anno al Cras Taranto. Macchi prova a chiudere su di lei, Ballardini, doppio ferro per Macchi, che non è fortunata in questa conclusione. Ballardini a campo aperto, si arresta, sbaglia, poi è l'ultima a toccare questo pallone, si arrabbia molto, ha cercato di velocizzare la propria azione offensiva Simona Ballardini, come ha ricordato Alice Pedrazzi all'inizio della telecronaca, oltre il 60% di realizzazione da due in campionato per Ballardini, 15 punti messi a referto nella semifinale contro Sesto, un ottimo momento della stagione anche per lei. La scelta sua era giusta, non è riuscita però a trovare l'equilibrio per quell'arresto e tiro. Non trova equilibrio neanche Macchi però questa sera, almeno fino a questo momento. Bon a giganteggiare nel pitturato, intanto è ritornata sul parquet, un'ottima notizia per la partita, per lo spettacolo di questa partita. Sottana, Greco contro Macchi, e lo scarico di Greco per il piazzato di Giauro, non c'è Ford, Schio ha problemi a rimbalzo, Bon invece può dominare nel pitturato, altri due punti per il Cras Taranto firmati dalla giocatrice americana. Grande reattività di Bon, che prende questo rimbalzo praticamente con i piedi, non è un'eresia, nel senso che ha lavorato proprio di reattività di piedi per prima spizzare, poi perfezionare questo rimbalzo e infine nuovamente trovare l'equilibrio per andare a trasformarlo in un canestro.
ovviamente vuole interrompere adesso questo momento coach Lasi, momento favorevole a Taranto dopo un inizio invece un po' difficoltoso di secondo periodo. Anche gli allenatori sono attentissimi a non lasciar prendere coraggio ed entusiasmo alla squadra avversaria e a stoppare subito momenti e trend che possono essere appunto positivi per le avversarie. Schio che ricordiamo per il momento deve fare a meno di Ford, 10 punti per la giocatrice americana, unica giocatrice della partita in doppia cifra. Schio che è anche la migliore squadra per quanto riguarda la voce dei rimbalzi nel campionato, con quasi 40 rimbalzi di media, 16 ne prende Ford, ovviamente venendo a mancare la giocatrice che più delle altre fa la differenza al rimbalzo, e allora i problemi per Schio diventano grossi. L'ultima occasione è stato un esempio perfetto con Vaughn, che è riuscita a conquistare il rimbalzo offensivo. Per quanto riguarda invece le migliori realizzatrici del CRAS Taranto, 6 sono i punti proprio per Kia Vaughn, a cui vanno aggiunti 4 rimbalzi, ma la migliore realizzatrice del CRAS è Mahone con 8 punti. Tutto esaurito qui al Pala Campagnola, discreta la presenza anche di tifosi che sono arrivati dalla Puglia, circa un centinaio. Intanto è ritornata sul parquet, dunque grandi ritorni in questa super sfida, quello di Sottana per il CRAS Taranto e quello di Ford per Schio. Cerca di anticipare il tempo di questa penetrazione Cohen dall'altra parte. Sottana che vuole sbloccarsi, si prende questo tiro, lo sbaglia, poi però l'extra possesso costruito dal CRAS Taranto. Buon lavoro a rimbalzo offensivo di Giauro che anticipa Cheryl Ford. Palla dentro ancora una volta per Kia Vaughn, gran movimento nel pitturato da parte della giocatrice americana, ma assist straordinario di Sottana. Che palla di Giorgia Sottana, veramente un'invenzione. In questi casi il canestro dovrebbe valere un punto per chi lo segna e un punto per chi fa quel passaggio, veramente gliel'ha suggerito. Parziale di 6-0 in questo momento per il CRAS Taranto, che con il ritorno in campo di Sottana davvero ha cambiato marcia qui Michel Greco. Vaughn ancora una volta a chiamare palla, Greco a prendersi questa conclusione, ma soprattutto a confermare i problemi di questa stagione, anche perché solitamente sono conclusioni quelle che lei non le sbaglia sue. Invece è andata corta, quasi proprio un'involuzione del tiro, una mancanza magari di spinta nelle gambe. Qui il duello, la sfida ravvicinata tra Ford e Vaughn, a chiamare il passaggio Giauro. Ottimo impatto sulla partita anche da parte della giocatrice livornese, che ha dettato la linea del passaggio, e ora il parziale per il CRAS diventa di 8-0. Schio ha difficoltà a reagire nonostante il ritorno sul parquet di Ford, che ovviamente non può prendersi questo tiro, non è nelle sue corde, allora deve cercare le mani di Cohen. Il fallo su Liron Cohen, là si capisce che è un momento di grande difficoltà, e allora chiama immediatamente Mashadri e McCarville. Si cambia qualcosa e più di qualcosa direi Lasi, perché vuole ritrovare sicurezza, vuole ritrovare compattezza in difesa, sta giocando sui propri punti di forza il CRAS, ovvero l'insieme di un collettivo che funziona e funziona davvero bene, mettendo in risalto quelle che sono le qualità positive delle proprie giocatrici, mascherandone invece ovviamente i difetti. Macchi, la pressione di Ballardini su Chicca Macchi, addirittura Sottana su Ford, e questa volta Sottana che è costretta a fare fallo su Ford. Si era venuta a creare un mismatch proibitivo per Giorgia Sottana, che non ha i mezzi per provare a contrastare la fisicità di Ford. Sì, ha lottato con l'uso del corpo, d'altronde lì una piccola... di fatto cosa può fare di più? Ancora un fallo subito da Ford, che ha battuto con un primo passo da guardia Godin. Ecco qui il movimento di Ford con Godin, che nonostante la sua buona
difesa si è fatta abbattere. Alice Pedrazzi scuote il capo, probabilmente c'era l'infrazione di passi. Sì, probabilmente c'era passi in partenza, poi lì c'è stato un contatto, sì è vero, con il braccio di Godin, però insomma l'intensità della partita è tale. Qui grande recupero di rabbia e di determinazione di Giorgia Sottana. Dicevamo, l'intensità della partita è tale da probabilmente richiedere anche un metro arbitrale un po' diverso. Giorgia Sottana spinta oltre il rettangolo di gioco dal tentativo di recupero di Jalkova, la giocatrice slovacca arrivata a Schio qualche settimana fa per sostituire la sfortunata e infortunata Chiara Pastore, che non rientrerà prima dell'inizio del prossimo campionato. Pulito l'intervento della difesa secondo gli arbitri sul pick and roll che stava per racchiudere Elodie Godin. Ecco l'assist di... È palla, sì. Sottana con McCarville a sporcare questo pallone. Godin contro Macchi, ancora un piazzato per Elodie Godin. Questa volta c'è l'errore e Ford a conquistare il rimbalzo difensivo. 30-25 per il Krasdaranto con meno di 3 minuti da giocare in questo secondo periodo. Jalkova. Uno contro uno su Sottana, la palla che rimane lì, dodicesimo punto per Ford, che sembra aver recuperato appieno dopo il lieve infortunio dell'inizio di questo secondo periodo. Dall'altra parte del campo, interruzione di gioco per fallo su Sottana. Evidente quanto sia diversa la profondità e la pericolosità dell'attacco di Schio con Ford in campo, evidente ovviamente anche da quest'ultima azione, da come ci sia un equilibrio molto più solido per le ragazze di Lasi. Sottana dall'arco dei 6,75 ha aspettato il blocco di Godin e poi senza pensarci ha caricato, ha sparato e ha portato il Krasdaranto sul più 6, massimo vantaggio per la formazione di Roberto Ricchini. E qui Ballardini e tutta la sua grinta dopo il recupero, poi però è andata a calpestare la linea del fallo laterale, dunque palla recuperata da Schio. Ford, probabilmente una delle poche di Schio in questo momento a esprimersi su ottimi livelli. McCarville era partita forte, poi si è un po' spenta e qua va a sbagliare un tiro piuttosto semplice, l'apertura con Ford a terra, Macchi che sbaglia un tiro tutto sommato semplice per lei, poi arriva il pallone recuperato dal Krasdaranto. Macchi che ha pensato una frazione di secondo di troppo a quel tiro. Adesso attenzione alla difesa di Schio, nuovamente schierata a zona, vediamo come cambieranno gli equilibri dell'attacco di Taranto, se Taranto riuscirà ad avere comunque profondità e circolazione di palla. Sottana ancora una volta sfidata e ancora una volta a realizzare. Avevamo parlato di quel 4 su 4 sempre in doppia cifra contro Schio in questa stagione. Sottana che si sta avviando ad una grande prestazione anche questa sera. Il gap aumenta, ora sono 9 i punti di vantaggio per il Krasdaranto. 9 punti di vantaggio e palla in mano, perché Schio va a perdere questo pallone. Sicuramente il momento di massima difficoltà per la squadra di Maurizio Lasi. E due grandi giocate per quella che, come il campo ci ha detto appunto nelle ultime azioni, non è a caso la miglior tiratrice da tre del campionato, ovvero Giorgia Sottana, in particolare nell'ultima azione con quella tripla a scardinare la difesa a zona di Schio. Ballardini fino in fondo, probabilmente c'era il fallo su Simona Ballardini, poi Mahoney a recuperare il pallone dall'angolo. Ballardini, la tripla è corta, poi il rimbalzo di Liron Cohen, la palla dentro con Giauro su McCarville. La finta di McCarville aveva completamente disorientato Giauro. Sì, lì probabilmente avrebbe potuto giocarsi l'uno contro uno. McCarville invece ha cercato il passaggio per la compagna. Masciadri fa saltare Sottana, poi la palla fa il giro del ferro, neanche fortunata Schio in questa circostanza. Sottana che non può gestire questo pallone fino al termine del secondo periodo, ma vediamo come sfrutterà questo gioco offensivo il Krasdaranto.
Sottana contro Cohen, la manda dall'altra parte e in un momento d'oro Giorgia Sottana, un altro canestro per una giocatrice che rischiava di uscire dalla partita dopo il duro contatto con Janelle McCarville. Qui dimostra di non avere soltanto il tiro da fuori, ma di avere anche estro talento nelle penetrazioni, più 11 ora il vantaggio del Cras Taranto. Un andamento che non è così diverso dalla partita di gennaio, perché a gennaio il match si era concluso in parità per quanto riguarda il primo quarto e poi Taranto aveva preso un bel margine che aveva conservato fino alla fine della partita. Taranto che ha cominciato forte questo secondo quarto e ora il vantaggio è di più 11 a 7 secondi dalla fine. Taranto, quando riesce ad esprimersi giocando di squadra come negli ultimi minuti, come soprattutto nella seconda parte di questo secondo periodo di gioco, riesce ad imprimere un'autorità e una sicurezza che disorienta alle volte anche squadre corazzate e attrezzate come Schio. Davvero le ragazze di Ricchini fanno del collettivo il loro punto di forza, trovano il momento migliore per far arrivare la palla nelle mani della giocatrice giusta, della giocatrice libera in quel frangente. Così è stato, sono stati i tiri dall'arco dei 6 metri e 75 di Giorgia Sottana, che avevamo detto è chiamata a fare quel salto di qualità e mi sembra che lo stia facendo in pieno, che le permette di capire quando è il momento di prendersi delle responsabilità offensive e quando è il momento di servire palla alle compagne. Se nelle ultime azioni due canestri da tre, poi quest'ultima penetrazione andando a sfidare e battendo la difesa di Cohen, anticipando il momento del tiro per non permettere agli aiuti delle lunghe avversarie di arrivare, ma abbiamo visto anche degli assist veramente serviti alla perfezione per le compagne. Quindi in questo momento grande completezza, grande solidità della regista di Taranto, che si sta trascinando tutta la squadra in un gioco che fa della coesione e del sacrificio il proprio punto di forza. Dall'altra parte Schio gioca sulle tante individualità che ha, ma manca ancora quel filo conduttore che unisce tutte le giocatrici. Ha cercato di velocizzare l'azione offensiva a Macchi, ma ha combinato un disastro perché è andata a commettere infrazioni di passi, dunque ha lasciato l'ultimo tiro di questo secondo quarto al Cras Taranto. Davvero una Macchi irriconoscibile quest'anno in Italia, ma soprattutto contro il Cras Taranto. Qui la difesa su Godin, che guarda piuttosto perplessa Barbara La Rocca. Di fatto si chiude un quarto che ha cambiato volto a questa partita. Si pensava che i problemi di Schio fossero dovuti all'assenza momentanea dal parquet di Cheryl Ford, e invece, nonostante il ritorno in campo di quella che attualmente è la migliore realizzatrice della partita con 12 punti, Schio comunque ha continuato ad avere difficoltà nel corso del quarto, un quarto che si è chiuso con Taranto a più 11. Sì, Schio che si aggrappa tanto, dicevamo, al talento delle proprie individualità, scusate, soprattutto al talento e alla strapotenza fisica di Cheryl Ford, però ecco, manca quel filo invisibile ma tanto prezioso che unisce tutte le giocatrici e che permette di fare invece quello che sta facendo benissimo la squadra di Ricchini, ovvero giocando sul collettivo, facendo lavorare la difesa, andando a portare la palla nel momento giusto quando la difesa è un attimo in ritardo nelle mani della giocatrice giusta, e così mettendo in evidenza quelle che sono le qualità più positive di ogni singola individualità e proprio con il gioco d'insieme invece cercando di camuffare, quantomeno di non far risultare così rilevanti invece quelli che sono ovviamente i punti deboli che ogni giocatrice e ogni squadra ha. Per il momento dunque è il Cras Taranto a comandare questa finale, ricordiamo 27esima edizione della Coppa Italia, con Schio che ha vinto le ultime due edizioni e che sta ospitando qui al Pala Campagnola, dunque in casa, questa 27esima edizione della Coppa Italia dopo aver perso i due precedenti. Entrambi in campionato con il Cras Taranto sta rischiando moltissimo anche in questa partita. Sottana e Chiavon su tutte per quanto riguarda il Cras. Ieri, con il successo del Cras Taranto su Sesto San Giovanni, in una partita dominata dalla squadra di Roberto Ricchini, abbiamo parlato con Lorenzo Serventi, l'allenatore di Umbertide, fino a qualche minuto fa, della vittoria di Schio, sicuramente più sudata
sulle ragazze appunto di Serventi con il punteggio di 59-49. Schio che aveva cominciato bene nel primo quarto questa finale contro il Crastaranto. Schio che sta soffrendo moltissimo in questo momento il Crastaranto, 2 vittorie su 2 partite per il Crast in questa stagione. Schio che ha il merito di aver raggiunto le Final Eight di Eurolega, ma obiettivamente quest'anno in Italia la squadra campione d'Italia sta soffrendo probabilmente oltre ogni previsione. Sì, soprattutto oltre le previsioni della vigilia, perché con un roster come quello di Schio ovviamente sì, magari potevano pronosticare qualche passo, poteva pronosticare qualche passo falso in meno, e a conferma di quello che ci diceva anche coach Serventi poco fa, Schio probabilmente troppo sbilanciata in questa fase sotto canestro, dove ha grandissima profondità e dove ha grandissima solidità, ma manca il contributo delle esterne. Non è un caso che non abbia ancora trovato la misura dall'arco dei 6,75 metri, appunto ancora nessun canestro da 3 per le ragazze di Lasi, il 67 invece per cento dall'arco dei 6,75 nel secondo quarto per Taranto, che è poi però il 67% di Giorgia Sottana, che fa sì che la squadra di Ricchini tiri complessivamente con il 40% da 3 e quindi abbia, visto che tiene anche forte sotto canestro, 20-21 il computo dei rimbalzi a favore della squadra di Lasi, ma solo appunto di pochissimo, a maggiore equilibrio ovviamente Taranto. Schio che in questo momento deve fare a meno da un punto di vista tecnico anche di Kikamaki, 1 su 8 dal campo per la giocatrice che invece ha trascinato Schio nell'Eurolega, 16 punti di media nella massima competizione continentale, 6ª realizzatrice della competizione. Ancora da 3 Sottana, che aveva chiuso in transagonistica il secondo periodo arrivando in doppia cifra con 10 punti. Il recupero di Maoni su un ribaltamento di fronte decisamente troppo lento effettuato da Schio, lettura perfetta di Maoni e Crastaranto che arriva a ritoccare il massimo vantaggio, più 13. L'intuizione di Mega Maoney, ma anche la correttezza della sua posizione difensiva da un punto di vista tecnico, quadrata Taranto in attacco e in difesa, un altro recupero che ce lo dimostra. In confusione Schio, come se non fosse servito l'intervallo, 2 volte Godin a cercare il tap-in sull'errore di Giorgia Sottana, poi Macchi, vediamo se riesce ad entrare lei in partita, potrebbe essere l'ago della bilancia di questo confronto. La finta di Masciadri che fa saltare Ballardini e poi deposita questo pallone in fondo alla retina. È importante per Schio questo canestro, si sblocca Raffaella Masciadri, dà un po' di spazio al proprio attacco se ovviamente comincia a segnare anche dalla media e dalla lunga distanza. Taranto però dimostra di avere una forza incredibile ed è quello che hai sottolineato tu, Alice, durante la telecronaca nel collettivo, perché non sono sempre le solite bocche da fuoco come Masciadri, Macchi, come Maone, come Sottana, ma anche una giocatrice come Giauro può riuscire a fare la differenza. Qui ancora un recupero, il terzo consecutivo da parte del Crass con Maone che ha cercato di concretizzare un alley-oop quasi impossibile. Forse avesse fatto canestro sarebbe stato veramente spettacolare, probabilmente l'azione della partita e forse anche della stagione per lei, però di nuovo c'era stato un recupero difensivo, Maurizio, per Taranto, forse non spettacolare come quel tentativo. E a proposito di spettacolo, Schio dimostra di essere viva con questa giocata pazzesca di McCarville che va a ricevere, poi realizza un canestro difficilissimo subendo anche il fallo di Maone. Sì, qui brava, bravissima anzi McCarville a passare dall'altra parte del canestro, nascondendo di fatto la palla all'avversaria e facendo valere tutto il mismatch che aveva nei confronti di Megan Maone. Sbaglia McCarville, poi però c'è il rimbalzo conquistato da Ford, si lotta con il pallone recuperato ancora una volta da Schio. Macchi fino in fondo, fallo di sfondamento fischiato a Macchi.
si chiude bene la difesa di Taranto. Ancora una volta, ecco qui lo rivediamo da questo replay, arriva in aiuto Ballardini, si ferma, si forse impercettibilmente muove un po' in avanti l'anca, però insomma io penso che nel suo complesso la valutazione degli arbitri, anche se Chicamacchi scuote la testa e fa segno all'arbitro di dire, come dire, guarda che si è buttata, però mi sembra che nel complesso la valutazione di quell'azione sia stata corretta. Continua Taranto a sfruttare la mano dolce di Sara Giauro dalla media distanza. Grandissima partita per Sara Giauro, già 8 punti realizzati dalla giocatrice ex Napoli. Prova a rispondere immediatamente e lo fa con il canestro dall'arco Raffaella Masciadri, che poi alza gli occhi rivolti al cielo come a dire finalmente. Ma sono sempre 10 punti di vantaggio del Kras, che si riporta ora più 12 con la penetrazione di Ballardini, che non ha avuto un inizio di partita esaltante. Ora cerca di partecipare anche lei a quella che finora è una festa del Kras. Altro rimbalzo per Ford, questa volta è costretta al fallo Elodie Godin, probabilmente però ha qualche responsabilità per questo rimbalzo offensivo conquistato da Ford. Ford che ha già conquistato 3 rimbalzi offensivi in questo terzo periodo, ovviamente rimbalzi offensivi che generano extra possessi. E ora sulla lunetta la giocatrice americana, che ricordiamo essere la figlia di uno dei più grandi giocatori di basket di ogni epoca, Karl Malone. Due su due per Ford. Schio almeno sembra essere rientrata in partita, sembra riuscire a dare continuità alle proprie giocate offensive, anche perché adesso ha trovato un equilibrio diverso con i canestri di Masciadri dalla media distanza e anche il primo dall'arco dei 6,75 metri. E qui Ford dimostra di poter essere decisiva anche in difesa, andando a sporcare questo pallone. Si mette in moto Macchi, che va fino in fondo, prova a cambiare mano tirando con la mano mancina, poi Ford monumentale a recuperare questo pallone. Altro errore però, il secondo consecutivo in layup di Schio, prima quello di Macchi, poi quello di Cohen. Mahoney in questa circostanza ha letteralmente cambiato marcia, sembrava andare a velocità ridotta, poi ha visto Masciadri, cambio di ritmo, 2 tiri liberi per lei. Qui cambio di ritmo, di mano e di direzione per Megan Mahoney, che è andata a infilarsi in mezzo tra Masciadri e McCarville, portando a casa da un 1-2 di fatto, perché era lei sola contro 2 giocatrici avversarie il massimo, ovvero il fallo. 2 tiri liberi, adesso segna anche il primo tiro libero, quindi veramente qui l'azione della leader, un momento tutto sommato abbastanza positivo per Schio. Megan Mahoney ridà fiato nuovamente a Taranto. Mahoney realizza, poi cede il posto a Michelle Greco. 5 minuti 39 secondi da giocare, come potete vedere dalla grafica, con Taranto sopra di 12, 48-36. Cohen aspetta il movimento di Macchi, abbiamo ricordato quell'uno su 8 dal campo per Chicamacchi, che ora va a cercare Ford, si rende comunque utile. Macchi non riesce a trovare proprio le misure questa sera al tiro, e allora tanti assist per la giocatrice numero 25 di Schio. Fino in fondo Ballardini, poi il rimbalzo di Ford. Ricordiamo che fino a questo momento nel campionato Ford ha già totalizzato 8 volte una doppia doppia. Questo poteva essere un tiro importantissimo di Masciadri, ma la giocatrice di Schio lo sbaglia. Sotto canestro ci sono dei contatti veramente da scintille, Maurizio, anche adesso nella lotta per il rimbalzo tra Godin e Ford. Altra palla alzata da Sottana per Giauro, davvero una giocatrice che non ha mai
peccato in quanto a personalità Giorgia Sottana, però una cosa è fare la stella alla Reyer Venezia in una squadra che comunque non era da titolo, un'altra cosa invece è arrivare al Crash Taranto. Ricordiamo che Sottana ha appena 23 anni, arrivare al Crash Taranto ad essere subito una delle leader di questa squadra che ha giocatrici dal grande carisma come Maone, come Greco, davvero chapeau alla partita e alla stagione finora che sta vivendo Giorgia Sottana. Tra l'altro in netta crescita per lei, una giocatrice ancora diversa rispetto a quella di inizio stagione, molto più maturata, molto più consapevole di quelle che sono le sue responsabilità, altre responsabilità qui che a proposito di carattere. Esatto, che si prende Simona Ballardini con questo tiro dall'arco dei 6,75. Giocatrice che sicuramente ha vinto meno rispetto al talento che madre natura le ha donato, soltanto una Coppa Italia, ancora nessun titolo, ancora nessuno scudetto vinto da Simona Ballardini, che può colmare questa lacuna in questa stagione con la maglia del Crash Taranto. Si riporta più 13 con la tripla di Simona Ballardini il Crash. Dall'altra parte invece l'interruzione di gioco con Schio, che ha soltanto 2 secondi a disposizione per provare a chiudere l'azione offensiva. E qui non spettacolare come la tripla, forse non così visibile, ma un intervento difensivo di Ballardini è andato a sporcare questo pallone che era per Ford. Macchi che ovviamente ha dovuto accelerare immediatamente la conclusione, 2 tentativi consecutivi per Macchi, che davvero sta vivendo una delle serate più difficili delle ultime stagioni, ma lo avevamo detto, non è mai stata in doppia cifra in questa stagione con il Crash Taranto e soprattutto non ha mai giocato ad un livello così basso in Italia nelle ultime stagioni, livello così basso se parliamo di Chicca Macchi, che è stata la miglior giocatrice del campionato negli ultimi anni. E dunque davvero una Macchi in difficoltà, dall'altra parte assolutamente non in difficoltà Giorgia Sottana, che dimostra di essere probabilmente l'MVP della partita fino a questo momento. Altri 2 punti per lei, 12 punti per Sottana con quest'ultimo canestro, decisamente la giocatrice che per Taranto sta facendo la partita, il che non vuol dire, anzi tutt'altro, non vuol dire che sta giocando da sola, ma vuol dire che riesce, quello che avevamo detto proprio all'inizio, riesce a fare la scelta giusta, riesce a capire quando deve prendersi le responsabilità, quando si deve prendere un tiro, quando invece deve passare palla alle compagne, coinvolgendole in quel gioco del collettivo veramente che Taranto sta mettendo in mostra, veramente eccezionale, veramente oliato, sembrano dei meccanismi perfetti. D'altronde anche nelle 2 sfide precedenti appunto di questa stagione, quelle del campionato, Taranto aveva vinto proprio andando ad appoggiarsi con costanza e anche con autorità sulla forza del proprio gioco d'insieme. Abbiamo visto anche dalla grafica i parziali con il grande equilibrio nel primo quarto, invece il 16-8 messo a referto da il Crash Taranto nel corso del secondo periodo. Cohen, la finta su Greco, poi lo scarico per Nadalin, anche lei non ha giocato ad altissimi livelli, lei che veniva invece da 2 buonissime partite in campionato. Il backdoor di Ballardini che sembrava aver perso pallone, poi lo ritrova, e questo è un canestro davvero di pura fantasia da parte di Simona Ballardini. Prima determinazione e poi fantasia, perché probabilmente Schio non si aspettava una conclusione una volta recuperato il pallone, e ora Taranto davvero sta volando, più 17, ritoccato il massimo vantaggio. Sì, il canestro di Ballardini dimostra tutto lo spirito con cui Taranto è in campo, è sul parquet in questi minuti, la voglia di non arrendersi mai, la voglia di trovare anche da una situazione di criticità come quella, perché poteva esserci una palla persa, invece l'opportunità per fare un canestro. Il fallo di sfondamento di prima e questo fallo adesso di Cohen su Sottana invece dimostrano ancora una volta, ancora di più, le difficoltà a questo punto, non soltanto tecniche ma anche un po' mentali e psicologiche, che Schio sta attraversando con una delle sue migliori giocatrici, Chicca Macchi, in netta difficoltà almeno fino a questo momento, e adesso è da qualche minuto richiamata in panchina da coach Lasi, e con un gioco che stenta a trovare l'equilibrio e soprattutto la continuità giusta per battere la difesa di Taranto.
su cui dobbiamo spendere qualche parola di elogio, Maurizio. Dalcova aspetta Masciadri, ma ancora una volta la gran difesa di Ballardini su Masciadri, che è costretta ad aspettare quasi lo scadere dei 24 secondi per scoccare la conclusione. Soltanto secondo ferro per Masciadri, il crass padrone del campo con Godin. Altro fallo, il secondo consecutivo fischiato a Liron Cohen, ed è questa probabilmente la fase della partita in cui Cohen si perde completamente. La toglie immediatamente dal campo, dentro Chiara Consolini. Anche Liron Cohen, come la stessa Macchi, stava vivendo un ottimo momento di stagione. Cohen, McCarville e Macchi erano state le tre stelle negli ottavi di finale vinti da Schio contro Salamanca. Ricordiamo ancora una volta che questa formazione deve giocare tra esattamente 10 giorni le Final Eight di Eurolega, ma è una formazione che sembra non attraversare un ottimo momento di forma, almeno per quello che si è visto in questa finale. Qui la buona posizione di McCarville sotto canestro in taglia fuori offensivo contro Giauro. Le azioni di Schio positive nascono solo dalla profondità, nascono solo da buone giocate delle lunghe. McCarville, Ford, dalla loro potenza, dalla loro capacità di prendere posizione e di farsi largo in mezzo all'area. Continua a mancare fortemente alla squadra di Lasi l'apporto delle giocatrici esterne, di Macchi, di Masciadri, di Cohen, e ovviamente questo porta a un disequilibrio nello sviluppo del proprio gioco e facilita il compito a una difesa di Taranto che già è veramente molto ben quadrata e ben messa in campo da un punto di vista tecnico e anche tattico, perché tutte le scelte sono state azzeccate. Dalcova vede il taglio di McCarville, si apre e riceve McCarville il passaggio di Consolini. L'errore però al tiro da parte della giocatrice americana Sottana, in uno contro uno su Dalcova, perde per un attimo il pallone, poi riesce a recuperare, ad aprire per Greco. Giocatrice californiana va dentro, Mahone a rimbalzo, il movimento di Mahone non è stato decisivo per il recupero del rimbalzo, ma comunque toccato il pallone favorendo la ricezione di Michelle Greco. Più 23 ora il vantaggio per il Crash Taranto. Lo scorso anno avevamo assistito ad una finale in cui le partite si erano decise sempre nell'ultimo minuto, ora invece il vantaggio del Crash Taranto è davvero notevole, anche se arriva la tripla del meno 20 realizzata da Macchi. Sottana va lei in penetrazione, poi arriva la grande stoppata di Macchi che ha chiuso tutto, fa partire il contropiede di Schio. E anche in questa circostanza in cui la Famila aveva l'opportunità di capitalizzare, è arrivato un passaggio orribile da parte di Dalcova, che ha servito malissimo Consolini. Sì, questo è proprio un fraintendimento e un errore anche d'esecuzione della numero 5, dell'ultima arrivata di Schio. Intanto c'è vediamo un fallo in attacco qui fischiato a Elodie Godin nel prendere posizione contro McCarville. Chiaro, l'abbiamo visto inquadrato, chiaro il segno di Barbara Larocca, ha sbracciato Godin. Dicevamo però che anche quel passaggio, anche quella gestione della transizione offensiva di Schio, nata dopo una palla recuperata e in precedenza c'era stato il primo canestro dall'arco dei 6,75 di Macchi, poteva essere un momento positivo per Schio che non è riuscita a capitalizzare, a dimostrazione di quelle difficoltà non soltanto tecniche, Maurizio, probabilmente anche un po' mentali a questo punto. Intanto primi minuti sul parquet anche per la lettone Zenta Melnica. Intanto McCarville, 5 punti consecutivi da parte di Schio, che prova a risalire, prova a dare un senso ancora a questa partita. Mancano ancora 10 minuti e qui Taranto che perde questo pallone grazie al recupero di McCarville, che si è tuffata immediatamente per contrastare Giauro. Vediamo il possesso alternato che
premia proprio la Famila. Mini parziale di 5-0 sul finale del terzo periodo con il Kras che era arrivato a più 23, ora invece a 18 punti di vantaggio. Adesso vediamo come Schio proverà a gestire quest'ultimo pallone. McCarville deve provare subito la conclusione, lo fa alla sirena del terzo periodo. Masciadri, nulla da fare, si chiude con il punteggio di 61-43 il terzo quarto di questa finale tra il Kras Taranto e la Famila Schio, con il Kras Taranto che è sempre stato davanti. Anche in quest'ultima scelta, Maurizio, la poca lucidità probabilmente di Schio, con 2 secondi sul cronometro a disposizione appunto per cercare un ultimo tiro del quarto e chiudere quindi in maniera ancora più positiva, nel senso che c'era stato un piccolo recupero di Schio almeno per ridurre lo svantaggio. La palla è andata a McCarville, che di certo è più in difficoltà rispetto ad un'esterna nel cercare un tiro veloce e soprattutto dalla lunga distanza, ovviamente con poco tempo a disposizione. Quindi la poca lucidità di Schio, nuovamente però il grandissimo merito della difesa di Taranto in anticipo, esasperato su tutte le esterne, proprio per far andare, invogliare o comunque lasciare l'unica opportunità alle avversarie di dare la palla a una lunga fuori posizione. Abbiamo ricordato all'inizio della nostra telecronaca che Schio e Taranto hanno giocato le ultime 2 finali scudetto, ma per la prima volta si stanno affrontando in una finale di Coppa Italia, la Coppa in cui Schio domina in termini di albo d'oro, la squadra che ha ottenuto più successi con 6, anche il numero di finali disputate 11. Schio e Taranto che sono rispettivamente seconda e prima in campionato e chiuderanno così le posizioni, con il Kras Taranto che dunque tornerà a chiudere la regular season in prima posizione dopo la parentesi di Schio dello scorso anno, con Como che chiuderà terza, Umbertide e Luca che saranno protagoniste del quarto di finale, indipendentemente dalla posizione che riusciranno a trovare al termine del campionato. Ricordiamo che domenica prossima si terrà l'ultima giornata di regular season, certe dei playoff Parma e Faenza, l'ultimo posto se lo contenderanno Sesto San Giovanni e Pozzuoli, con il Geas nettamente favorito. Qui intanto un high five tra Simona Ballardini e Giorgia Sottana, 2 grandissime protagoniste del vantaggio del Kras Taranto, più 18 con l'ultimo quarto però ancora da giocare. Si comincia con l'ennesimo canestro di Sara Giauro, davvero lei una stella di questa partita, 10 punti per Sara Giauro con 4 su 5 dal campo, sempre la soluzione più semplice ma anche sempre la soluzione più giusta. E l'ennesimo canestro, Maurizio, costruito, nato dallo sviluppo del gioco d'insieme di Taranto. La palla circola, la palla poi arriva fa lavorare la difesa, la circolazione di palla, e la palla poi va nelle mani della giocatrice più libera nella sua o in una delle sue posizioni ideali. 14 punti, migliore realizzatrice del Kras Taranto, Giorgia Sottana, 12 punti per Maone, ora in doppia cifra anche Giaro, dall'altra parte invece la solita, possiamo dire, doppia doppia di Ford, che finora ha messo a referto 16 punti e 11 rimbalzi. Sguardo quasi spento di Macchi, che ora si fa anticipare anche al rimbalzo dalla piccola Michelle Greco. Bon contro Ford, la gran difesa di Cheryl Ford, poi arriva Greco ma non è una gran serata per lei, poi il pallone recuperato da Cohen. Macchi questa volta riesce a battere Sottana, arriva in ritardo. Parlavamo appunto delle cose sempre giuste fatte da Giauro, qui probabilmente ha osato troppo cercando la stoppata e non rimanendo ferma sulla penetrazione di Macchi. Schio si riporta a meno 18, sono ancora tanti i punti da recuperare ma è ancora tantissimo il minutaggio a disposizione della squadra di Lasi, quasi 9 minuti. Qui Macchi fa un'azione da chicca Macchi, forse
una delle prime, sì, forse la prima, esatto, della partita, andando a sfidare la difesa e trovando canestro e fallo. Incomprensione tra Giauro e Sottana con Ricchini, che sembra essere intenzionato a chiamare immediatamente time out. A rischio infrazione di passi Ford. Intanto Masciadri per una tripla fondamentale per il tentativo di rimonta di Schio, perché con questo canestro la Famila si riporta a meno 14. Ricordiamo che il Crastaranto ha avuto come massimo vantaggio nel corso del terzo periodo più 23, e allora occhio all'orgoglio ferito di Schio, perché neanche a farla apposta Alice sono tornati sul parquet con un'altra determinazione. Macchi, autrice di quell'azione da tre punti, e Masciadri che ora ha fermato questa tripla. Sì, l'avevamo detto per tutti i primi tre quarti di gara, manca Schio l'apporto delle esterne, ovviamente su tutti manca l'apporto di Macchi e Masciadri, che sono chiaramente non soltanto le più esperte ma anche le più talentuose. Troppo sbilanciata sotto canestro Schio, ma non ovviamente per volontà di accentrare il gioco delle lunghe, ma per mancanza di pericolosità delle esterne. Non è un caso che nelle due azioni in cui proprio le esterne sono tornate a recitare la parte delle protagoniste, Schio abbia piazzato un parziale a proprio favore. Ferma tutto, ha fermato tutto chiaramente con il time out prontissimo coach Ricchini, e adesso vediamo quale sarà la controreazione di Taranto e come Schio terrà o meno questo ritmo. E a proposito della rimonta di Schio, qui Mahoney che viene bruciata sul tempo da Chicca. Macchi assente, ingiustificata per oltre tre quarti della partita, addirittura al termine del terzo periodo era 2 su 12 dal campo. Macchi sembra aver ritrovato l'energia, la voglia di fare bene in questo quarto periodo, sale a 11 punti e Macchi va a completare, no, la palla decide di uscire, rimane a meno 12 il Crastaranto, e ora Sottana prova a suonare la carica. Greco, probabilmente le due squadre vogliono farci vivere una finale di quarto periodo entusiasmante, quando invece la partita sembrava essere chiusa. La vuole chiudere Chiavon con un movimento da guardia pura. No, ma poi un'azione di una bellezza nel momento probabilmente di maggior difficoltà di Taranto. Von ha trovato un'azione non soltanto efficace ma anche di una bellezza, di un'eleganza cestistica davvero eccezionale, e di là è tornato Taranto a chiudersi in una difesa davvero che sembra un fortino. È una nuova palla recuperata per le ragazze di Ricchini, che subito hanno riacceso la luce. Tra l'altro giocatrice che allo Star Game per divertirsi ha giocato qualche istante da guardia e ha dimostrato di avere una mobilità notevole per una giocatrice di 1,93. Più 14 il Crass, palla in mano con Sottana in penetrazione, l'apertura per Chiavon che ha lasciato il palcoscenico a Sottana e Ballardini per tre quarti della partita. Ora ha messo 4 punti pesantissimi. 12 punti anche per Chiavon, che è la quarta giocatrice di Taranto ad andare in doppia cifra. Tutto il suo talento è uscito in questo momento per la squadra di Ricchini, e non soltanto eleganza Maurizio, non soltanto canestri, ma anche che solidità in difesa per questa giocatrice, davvero bella e concreta. Giocatrice classe 1987, dunque con grandi margini di miglioramento, quindi non è fortunata nella conclusione, ma Greco a catturare il rimbalzo. Von che ha raccolto l'eredità di due lunghe sensazionali americane che hanno giocato a Taranto nelle ultime stagioni, Sophia Young lo scorso anno e Becky Branson invece due anni fa. Qui intanto c'è il fallo di McCarville. Schio aveva riacceso per un attimo una piccola speranza con le giocate di Macchi e Masciadri, arrivando a meno 12, ora rispedita a meno 16 dai canestri di Chiavon. Sottana, il taglio di Greco che alza la parabola, ecco Chiavon, davvero avevamo detto sta provando a chiudere la partita, probabilmente con questa giocata l'ha chiusa davvero.
67-51 con 6 minuti da giocare e 6 punti consecutivi messi a referto dall'americana. E qui abbiamo visto, guarda, un'azione tecnica perfetta di Vaughn, prendere quel rimbalzo, poi proteggere con il braccio la palla e tenere lontana l'avversaria, voglio dire che peraltro era Ford, quindi non una qualsiasi, e andare a chiudere con un grandissimo rilascio del polso e dei polpastrelli, davvero un'esecuzione perfetta per lei. I 7 punti consecutivi di Kia Vaughn, l'errore dall'altra parte di McCarville e Schio, che dopo aver vissuto quella fase calda con Macchi e Masciate è ritornata quella squadra che ha gestito troppi palloni con eccessiva fretta nel corso di questa partita. Schio ha giocato, diciamo, da grande squadra, da Schio, solo in quello spazio che sarà durato 2 o 3 minuti, Maurizio. Poi la grandissima autorità con cui Taranto si è ripresa il bandolo della matassa di questa partita, almeno ovviamente fino a questo momento, perché il basket ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato fino al suono della sirena finale. Però grandissima, grandissima davvero l'autorità con cui Taranto, e in questo ultimo frangente soprattutto Vaughn, è riuscita a riappropriarsi del filo conduttore della gara. Il canestro realizzato da Liron Cohen, il sesto punto della partita per la giocatrice di Gerusalemme. Vaughn, la finta di passaggio sul backdoor di Mahone, ancora Sottana! Strepitosa la partita di Sottana dall'arco, 3 su 4 anche questa sera con Schio, era 4 su 4 prima di questa partita contro le Venete. Davvero sarà durissima scegliere l'MVP di questa partita, e il sorriso del papà di Giorgia Sottana per il canestro che riporta il Crash Taranto a più 18. Ora McCarville. Ed era il 17° punto di una straordinaria Giorgia Sottana. Adesso cambio di mano dietro la schiena per lei, supera la difesa, poi forse chiede un po' troppo a se stessa. Infatti Ricchini non è stato molto contento. Squadra che ha cambiato moltissimo il modo di giocare, il Crash Taranto, è rimasto il gioco in quanto a coralità, ma sicuramente le cose sono cambiate con un playmaker atletico, con dotato di grande dinamismo come Kati Wambe. È arrivato invece un playmaker che poi tanto playmaker non era, come Giorgia Sottana, sempre in questo limbo tra guardia e play. E invece quest'anno Roberto Ricchini, che ricordiamo anche l'allenatore della nazionale, sta cercando di trasformarla in play puro, in modo tale da tutelare gli interessi ovviamente sia del Crash Taranto, ma in modo tale da avere anche una giocatrice probabilmente più efficace in quel ruolo anche in chiave azzurra. Tanto è arrivato il quinto fallo di Janelle McCarville, che infatti lascia la partita al suo posto. Nadalin, quanto al discorso che facevi tu del Crash, sono totalmente d'accordo con te, Maurizio, quello che è impressionante, vediamo ora intanto però come supera il pressing di Schio con un errore di Greco e Passi. Dicevamo, al di là ovviamente dell'errore, quello che è impressionante è l'autorità con cui davvero la squadra di Ricchini riesca a superare anche cambi di assetto. Non dimentichiamo che ultimamente c'è stato l'infortunio grave a Florina Pascalau, alla quale va chiaramente il nostro in bocca al lupo, e quindi nuovamente un cambio di schieramento per la squadra di Ricchini, ma quello che traspare sul campo è sempre lo stesso tipo di coesione, sempre lo stesso tipo di solidità di gruppo. Cohen a forzare questa penetrazione, poi Ford in mezzo a 3 giocatrici del Crash Taranto, è andata a catturare il suo 13° rimbalzo della serata. Davvero strepitoso il rimbalzo conquistato da Ford, era stata tagliata fuori da Godin, poi non si sa come è riuscita a conquistare il rimbalzo offensivo e soprattutto a guadagnare 2 tiri liberi con Schio, che è sotto di 18 a 4 minuti e 28 secondi dalla fine della partita. A segno Ford, 17° punto per
la giocatrice americana che aveva un po' spaventato Schio con un infortunio all'inizio della partita, poi è riuscita a riprendersi, lei che viene già da un infortunio al ginocchio sinistro. Questa volta riesce a superare con una certa disinvoltura la pressione a tutto campo di Schio e la Kras Taranto. Bon, 3 secondi, deve cercare la conclusione, questo davvero non glielo si può chiedere, infatti la palla non arriva neanche al ferro, eccola inquadrata, Kia Von che probabilmente però ha determinato l'esito di questa partita, almeno per quello che riguarda il quarto periodo, con Schio che era ritornata a meno 12, lei con 7 punti consecutivi ha riportato il Kras a più 19. Ora Masciadri, murata dall'intervento di Nadalin che va a condurre il contropiede, situazione di 3 contro 2, non riesce a concludere il Kras, anzi Maone, autrice di un ottimo inizio di partita, poi si è un po' spenta, va a perdere la palla, si va dall'altra parte del campo con Cohen che vuole il blocco di Nadalin, prova a sparare la tripla, errore dall'arco per Cohen, poi il rimbalzo conquistato dal Kras, ma le ultime azioni di Schio probabilmente ci stanno dicendo che la Famila ci crede meno rispetto all'inizio del quarto periodo in cui credeva che la rimonta fosse ancora possibile. Il timing perfetto del taglio di Godin, poi però si lotta al rimbalzo e la stessa Godin a toccare per ultima questo pallone. Una considerazione abbastanza significativa, credo, Maurizio, sull'atteggiamento di Taranto. Nelle ultime 3 azioni non è riuscita a trovare il canestro, ma in 2 di queste 3 ultime azioni è arrivata a cercare il tiro sullo scadere dei 24 secondi, quindi comunque facendo passare il tempo, e per una squadra avanti 73 a 56 è comunque una scelta che dimostra grande lucidità, grande presenza di testa nella partita, grande voglia di portarsi a casa questa Coppa Italia e grande voglia di continuare a recitare veramente il ruolo della regina, tanto in ambito italiano, in ambito nazionale. Ricordiamo che è già consolidato il primo posto di Taranto nella regular season. E Schio, dopo aver perso il primo posto in regular season che aveva conquistato lo scorso anno, ora è a un passo dal cedere il trofeo della Coppa Italia. Ricordiamo che lo scorso anno Schio era riuscita a centrare la coppiata scudetto e Coppa Italia, l'assist di Greco non sfruttato, poi anche un po' di fortuna nel canestro realizzato dal Kras Taranto che ormai sembra davvero destinato a conquistare la sua seconda Coppa Italia dopo quella vinta nel 2003 e la finale persa nel 2008 a Schio. A Schio va a riprendersi la Coppa Italia, sempre nell'impianto della Pala Campagnola che ha visto tutto il pubblico della Famila qui a cercare di incoraggiare le ragazze di Lasi che però per la 3ª volta in questa stagione perdono contro il Kras Taranto. Taranto che almeno negli scontri diretti, e questo è indiscutibile, sta dimostrando di essere più forte di Schio. Taranto che in tutte e 3 le partite giocate contro Schio in questa stagione ha dimostrato certamente, Maurizio, quello che hai detto tu, di essere più forte, ha dimostrato davvero l'autorità della grande squadra, e qui ovviamente l'espressione non può essere che delusa di Lasi e del suo assistente Altobelli. Dicevamo che ha dimostrato soprattutto di fare della forza del gruppo, non tanto diciamo così a livello mentale, che insomma sono sempre quelle frasi che possono lasciare il tempo che trovano, ma della forza del gruppo in campo, della coesione tecnica di questa squadra, il proprio vero punto di forza. Ora lì c'è probabilmente la domanda più ovvia, ma che ti posso girare, e se Schio ora può avere delle ripercussioni a livello mentale in vista delle Final 8, perché perdere con una prestazione
così poco positiva, così negativa possiamo dire contro il Crash Taranto a 10 giorni dalle finali di Eurolega, sicuramente non è un bel segnale. No, indubbiamente ci sarà tanto lavoro da fare per lo staff di Schio, soprattutto da un punto di vista mentale, perché le venete sono uscite dalla partita questa sera prima che per motivi appunto tecnici, soprattutto perché si sono disunite, disorientate e hanno subito invece l'aggressività mentale, la determinazione, la voglia con cui Taranto ha attaccato avversari e partita sin dal primo minuto di gara, sin dal salto a due iniziale. Davanti a questa solidità, che è una solidità, lo ricordiamo, indubbiamente mentale, ma che è tantissimo una solidità invece tecnica, una solidità tattica, una coesione sul campo, davanti a questa solidità Schio si è sciolta questa sera come nelle due gare di campionato. Quindi questo è sicuramente un dato su cui deve riflettere chiaramente in fretta lo staff scledense, perché solidità del genere e forse anche superiori sono all'ordine del giorno nella saranno all'ordine del giorno nella Final Eight di Istanbul. Era stato equilibrato il confronto dell'Opening Day con vittoria di Taranto di 7, era stato dominato invece il confronto dal Crash Taranto che si era giocato qui a metà gennaio in campionato, la partita di ritorno con il Crash Taranto che aveva vinto di 13, 65 a 52 e ora invece è oltre i 20 punti il vantaggio del Crash Taranto, 78 a 56, che non solo vince questa Coppa Italia ma lo fa in casa della rivale che le aveva scucito lo scudetto dal petto la scorsa stagione. Qui abbiamo visto anche Siccardi che ha avuto qualcosa da dire nei confronti di Machi. È inutile ora aumentare la tensione perché la partita è finita da un pezzo, con Schio che deve soltanto analizzare i motivi di questa sconfitta per provare poi a riprendersi, a confermarsi campione d'Italia in una finale che probabilmente vedrà di fronte ancora una volta queste due squadre, almeno così sulla carta. Macchi che ora va a realizzare punti che non contano più, quelli che vengono di solito messi a referto nel garbage time. Errore dalla lunetta per Macchi, poco più di 30 secondi alla fine della partita. Ora la ricezione di Greco che prova a far giocare quest'uno contro uno a Melnica. Tiro completamente sbagliato da Greco. Probabilmente questo è l'ultimo attacco della partita per la Famila, con Greco a giocarsi quest'uno contro uno su Gianolla, anzi no, si chiude qui, neanche il tentativo finale da parte della giocatrice israeliana. Ovviamente fanno festa e ne hanno tutte le ragioni i tifosi del Crash Taranto che sono arrivati qui a Schio per provare a vincere per la seconda volta nella storia la Coppa Italia. Coppa Italia che dunque va al Crash Taranto. Ecco il capitano del Crash, Valentina Siccardi, lei unica giocatrice pugliese del roster a disposizione di Roberto Ricchini. C'è stata partita soltanto nel primo quarto, poi è stato un monologo del Crash Taranto, un monologo del Crash Taranto anche grazie alla splendida prestazione che è riuscita a giocare Giorgia Sottana. Quest'anno, prima di questa partita, eri 4 su 4 con Schio da 3 e continuato a bombardare dall'arco, ma abbiamo visto anche penetrazione e una completezza di repertorio davvero invidiabile. Diciamo che ieri mi è andata malina il tiro, oggi è andata meglio. Sono contenta perché stiamo lavorando forte, ce la siamo meritati nonostante abbiamo avuto fare i conti col brutto infortunio di Flo, che la saluto e gli dico che è per lei questa coppa e che le vogliamo bene, che speriamo che torni presto.
Giorgia, quest'anno la rivalità con Schio si è fatta sentire, come d'altronde lo scorso anno. Tu lo scorso anno ancora non eri a Taranto. Cosa vuol dire battere Schio prima dei playoff 3 volte su 3 occasioni? Speriamo che siano 2-3, la quarta viene da sé così. Noi non abbiamo mai giocato in casa nostra contro Schio, ma se giocare qua porta così bene, giochiamo anche sempre qua, non è un problema. Alice, tornando alla partita, abbiamo rimarcato la grande autorità con cui Taranto ha fatto valere la forza del proprio collettivo, e parlando della regista di Taranto, di Giorgia Sottana, abbiamo detto forse quel salto di qualità che tutti ti chiedevano nel capire quando devi tirare, quando devi coinvolgere le compagne, è arrivato. Stasera l'hai fatto alla perfezione. Diciamo che sto cominciando adesso alla fine a imparare a capire come giocare con una squadra che per me era completamente nuova, e anche per loro ovviamente un playmaker completamente diverso da quello che poteva essere KT. Io adesso penso di essere entrata nel meccanismo giusto e spero di continuare così. Roberto Ricchini prima di questa stagione aveva detto: voglio trasformare ora definitivamente Giorgia Sottana in un play puro. A che punto sei di questo processo? Io penso sia un processo un po' difficile, perché comunque io credo di avere anche buoni punti sulle mani, e a volte faccio ancora fatica a capire quando devo giocare per la squadra e quando invece devo far magari valere quello che so fare. Però mi sto impegnando e spero di riuscirci presto. Grazie. È scappata via a festeggiare giustamente questa Coppa Italia. Ricordiamo che Giorgia Sottana è uno dei nuovi acquisti di Schio di Taranto di questa stagione. Taranto che è riuscita a vincere questo trofeo che era diventato un po' un tabù dell'era Ricchini. Ricchini aveva infatti conquistato 2 scudetti, 2 supercoppe italiane, mancava il trofeo della Coppa Italia, era favoritissimo nel 2010 quando la Coppa Italia si era disputata a Venezia, e invece arrivò un'eliminazione proprio per mano della Reyer Venezia di Giorgia Sottana. Giorgia Sottana che ora proprio con Roberto Ricchini può festeggiare questo trofeo, che a questo punto, Alice, anche per il percorso che ha compiuto il Crash Taranto, possiamo dire che è strameritato. 2-0 su Pozzuoli ai quarti, netta vittoria in semifinale contro Sesto, e netta affermazione anche in finale in una partita che sulla carta avrebbe dovuto essere più equilibrata, invece non è mai stata equilibrata. Sì, quello che colpisce veramente di Taranto è il grande salto di qualità di questa squadra da un punto di vista anche mentale, una squadra protagonista, lo sappiamo, l'abbiamo ricordato negli ultimi anni, ma che ogni anno riesce ad avere qualcosa in più, riesce ad assorbire i cambiamenti di organico ovviamente, a metabolizzare e a far valere quelle che sono le qualità delle nuove giocatrici, e quindi a inserirle perfettamente nel proprio sistema di gioco. Grande maturità da tutti i punti di vista, chiaramente da quello tecnico e tattico che è il primo che si vede sul campo, ma anche da un punto di vista mentale, la serenità e la determinazione con cui le giocatrici e lo staff vanno ad affrontare gli impegni importanti. Era un obiettivo dichiarato del CRAS, quello di vincere la Coppa Italia, che come giustamente hai ricordato tu è un trofeo che mancava dal 2003, un po' stregato per questa società negli ultimi anni. Taranto è riuscita a venire a Schio, a prendersela questa Coppa Italia davvero con grande autorità, ma credo anche che questa autorità tecnica che abbiamo visto oggi sul campo derivi da una sicurezza mentale, da una solidità e anche da una tranquillità. L'aspetto mentale che ora rischia di determinare il confronto, se ci sarà il confronto, abbiamo detto che è molto probabile in finale tra Schio e Taranto, perché a questo punto, dopo il primo confronto che era stato molto tirato tra Schio e Taranto, nelle ultime 2 uscite Taranto è venuta qui e ha vinto con una autorità che era impensabile prima dell'inizio della stagione. Sì, quello che è chiaro, almeno dopo questi primi 3 confronti stagionali, tra cui l'ultimo, quello che si è appena concluso, ovviamente che ha un peso specifico notevole perché assegna un trofeo importante, quello che è chiaro è che Taranto fino a questo momento sa esattamente come mettere in difficoltà Schio. Noi abbiamo parlato giustamente dell'attacco di Taranto, un attacco fluido, un attacco coeso, un attacco imprevedibile, perché è capace di sfruttare le peculiarità delle singole giocatrici in ogni azione e quindi di non dare punti di riferimento alla difesa. Non bisogna dimenticare l'altra metà del campo, quella dove magari le azioni non sono così spettacolari ma sono invece altrettanto importanti, ovvero la solidità difensiva, l'intelligenza anche tattica
tattica, e questo, di questo il merito è ovviamente tutto di coach Ricchini e del suo staff e delle ragazze che poi interpretano i dettami sul campo, perché Taranto mette sul parquet una difesa tattica, una difesa solida, una difesa che cambia spesso, fa cambi sistematici, una difesa che rompe i meccanismi e gli equilibri dei giochi degli avversari disorientandole. Dunque il Cras Taranto vince la 27esima edizione della Coppa Italia, succede nell'albo d'oro proprio alla Famila Schio, che aveva ottenuto i successi nel 2010 e nel 2011. Per quanto riguarda il premio di migliore giocatrice va proprio a Giorgia Sottana, che abbiamo avuto modo di intervistare al termine della partita. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con il basket femminile domenica prossima, ultima giornata, confronto serratissimo tra Parma e Lucca. E davvero tutto, vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento con Rai Sport.